Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi video leggermente diverso dal solito, perché non sarà un video prettamente di gameplay, ma andiamo a fare un recapone, una lista di quello che offre oggi il mercato dei giochi di guida, sostanzialmente sia racing che non, ma comunque giochi che riguardano il mondo dei motori. Ci tengo a far subito una premessa: quello che dirò sono solamente le mie opinioni, non so verità assoluta, quindi io ho le mie opinioni, voi avete le vostre, ne possiamo parlare, ci possiamo confrontare nei commenti, ma non prendetele come, insomma, come legge. È la mia personale idea dei giochi che ci sono al momento. Può essere di aiuto per chi si affaccia al mondo del sim racing, può essere di aiuto per chi già sta nel mondo del sim racing e vuole magari esplorare titoli nuovi che per un motivo o per l'altro non ha preso ancora in considerazione. Altra cosa, non valuto i giochi dal punto di vista simulativo e basta, ma nel complesso del gioco. Quindi andremo a dividere i giochi che abbiamo a disposizione, che sono 30 titoli, in queste 5 categorie: top, belli da provare almeno una volta, in qualche modo interessanti o non mi hanno convinto. I giochi a disposizione sono questi qui: Assetto Corsa, Assetto Corsa Competizione, Alaskan Road Trackers, American Truck Simulator, Automobilista 2, BMG Drive, Dakar Desert Rally, Euro Truck Simulator 2, F1 23, F1 Manager 23, Forza Horizon 5, Forza Motorsport, Grid Legends, GTR 2, iRacing, JDM, Japanese Drift Master, NASCAR IT 5, Race Room, Ren Sport, R-Factor 2, SnowRunner, The Crew Motor Fest, Track and Logistics Simulator, WRC 23, quello che deve uscire a breve ma noi l'abbiamo già provato qui sul canale, Gran Turismo 7, Kartcraft, Project Car 2, e poi vi dirò perché non il 3, Breakfast, Need for Speed Unbound e Test Drive Unlimited 2. Prima di andare avanti però vi voglio rubare un secondo per farvi vedere questa statistica. Molti di quelli che guardano i video di questo canale non sono iscritti, quindi vi ricordo che se vi piacciono i contenuti iscrivervi non vi costa niente, ma date una grossa mano al canale, perché più iscritti ci sono più ci si presentano opportunità di fare cosette molto molto fighe. Quindi quello è il tasto iscriviti, se vi va iscrivetevi. Dunque iniziamo nel nostro posizionamento, diciamo, di questo video. Direi di iniziare dal basso, cioè da non mi hanno convinto fino ad andare verso su. Allora, primo titolo tra quelli che metterei che non mi hanno convinto, sicuramente ci metto Need for Speed Unbound, perché il titolo è carino, graficamente anche simpatico, però quella roba cartoonistica non mi ha mai convinto, tanto che a me Electronic Arts me l'ha mandato prima del day one per farci un video e non ce l'ho mai fatto. Ringrazio Electronic Arts per avercelo inviato, però non mi è piaciuto e quindi non mi ha ispirato di farci un video. Da lasciare qui ancora, tra quelli che non mi hanno convinto del tutto, ci metterei Kartcraft, che è una riproduzione del mondo dei kart, neanche fatta male, dal punto di vista tecnico non mi dispiace, però boh, le dinamiche della gara mi sono sembrate un po' troppo frenetiche, certi movimenti del kart non l'ho capiti tanto e non so quanta longevità ci possa avere questo titolo. Sicuramente per gli amanti dei kart è un titolo interessante. Per l'ultima posizione, tra i titoli che non mi hanno convinto, ci metterei anche Track and Logistics Simulator, che è un gioco che comunque sia ti permette di vivere l'esperienza che riguarda il mondo della logistica e dei trasporti in maniera completa, dal prendere il muletto per caricare le cose sul tuo furgone, dall'usare le ruspe per caricare il movimento terra, usare i camion dei trasporti come trasporti movimento terra o trasporti pacchi. Però la mappa non è gigantesca, c'ha parecchi problemini dal punto di vista grafico, anche se continuano ad aggiornarlo continuamente. È migliorato sicuramente da quando ci abbiamo fatto il video qui sul canale, io ogni tanto lo riguardo per vedere dove sta, a che punto sta, però comunque continua a essere un po' un'esperienza limitata da questo punto di vista. Per il momento non ci mettiamo altro, anche se Ren Sport diciamo che sta lì tra quelli che non mi hanno convinto e quelli in qualche modo interessanti, però per adesso lo mettiamo tra quelli in qualche modo interessanti. Perché comunque sia è un titolo nuovo, lo stanno facendo, quindi ce l'hanno fatto provare in beta, lo continuano ad aggiornare ovviamente perché vogliono arrivare al prodotto definitivo, forse non si sa sto fatto perché non si capisce ancora bene a chi è diretto questo titolo. Ci sono state pure un sacco di polemiche per quello che riguarda la fisica, che poi probabilmente sembrano rientrate, ma va a capire se sono rientrate davvero. Però
per tante cose non mi è piaciuto, anche se c'ha degli aspetti positivi. Trovate anche di questo la recensione qui sul canale YouTube. Gli staremo dietro perché fanno aggiornamenti continui con rilasci di funzionalità nuove, auto nuove, eccetera eccetera, quindi proveremo di nuovo come va avanti nello sviluppo. Però fino adesso, insomma, sì, è interessante per certe cose, per certe cose non mi ha convinto. Dovrei metterlo a metà tra le due linee, non ce lo mettiamo. Tra quelli in qualche modo interessanti ci metto anche Wreckfest. Wreckfest è un titolo che lo mettiamo davanti a Rennsport, che per chi si vuole svagare un pochettino per quanto riguarda il mondo dei motori e del Destruction Derby, è veramente divertente. Potete sfasciare macchine, personalizzarvele, c'è sempre abbastanza gente, perlomeno nella versione PC c'è abbastanza gente. Certo, dopo un pochino potrebbe diventare noioso e ripetitivo, però magari giocato con gli amici è divertente. Secondo me questo è un titolo comunque vada interessante. Tra questi ci metto anche American Truck Simulator, che è un titolo, lo mettiamo qui dopo Breakfast, che è un titolo che non mi fa impazzire per quanto riguarda l'ambientazione. La realizzazione tecnica è la stessa di Euro Truck Simulator 2, quindi assolutamente di livello, però l'ambientazione americana a me personalmente non mi ha preso tantissimo. Però resta un titolo valido e per chi ama magari l'ambientazione americana è sicuramente buonissimo. Ci andrei a mettere anche Grid Legends, che dove metterlo è un po' particolare come cosa, probabilmente lo andrei a mettere qui in questo momento, perché Grid Legends c'ha comunque, per gli amanti del racing che però non si vogliono infognare con la simulazione, la modalità di carriera che c'ha una progressione fatta bene, cioè comunque sì, è abbastanza varia, fatta bene, scene intermezzo filmate, insomma non è banale da quel punto di vista. I modelli delle auto sono ovviamente semplificati, si tratta di un simile arcade tra virgolette, diciamo, puoi giocarlo bene col pad, c'ha il cross platform, quindi potete giocare tra varie piattaforme diverse, PC, PS, Xbox, insomma è un titolo che c'ha il suo perché. Lo metto comunque tra quelli interessanti perché se uno non è malato della simulazione ma gli piace il mondo dei motori, può essere una scelta per divertirsi. Forse ci metterei anche Dakar Desert Rally, che lo mettiamo qui in ultima posizione, perché comunque sia riesce a riprodurre bene il mondo della Dakar, la grafica è bella, probabilmente nelle scelte di progettazione non hanno fatto le giuste scelte nel decidere cosa rendere simulativo, o meglio sono rimasti a metà strada tra la simulazione e l'arcade, nel senso che alcune cose l'hanno fatte molto molto simulative, tipo il sistema di navigazione o come te devi orientare, e altre cose tipo la fisica dei mezzi, insomma è un pochettino banalotta. Però comunque resta un titolo interessante. Tra parentesi, ultimamente hanno aggiunto l'open world, quindi ve ne potete anche andare in giro nei scenari che vi mette a disposizione da Dakar Desert Rally, quindi lo ritengo comunque un titolo interessante da un certo punto di vista. Passerei ai titoli da provare almeno una volta, e tra questi il primo che mi viene proprio in mente di metterci è Automobilista 2, che è un titolo molto molto interessante perché vi propone innanzitutto delle classi di veicoli non banali, ma ci stanno varie tipologie di mezzi che non sono coperte da tutti gli altri simulatori. Il livello della simulazione non è male, la grafica è molto molto bella, quindi sinceramente mi sento assolutamente di dirvi che questo è un titolo che dovreste provare almeno una volta se amate il titolo, il mondo della simulazione sim racing. Altro titolo da provare almeno una volta è Alaskan Road Track, e è un titolo bello perché il loro motto è Be a Tracker, not a Track, cioè non è centrato sul camion la simulazione ma sul camionista, quindi oltre alla parte di guida, insomma la parte di prendere i lavori, c'è la parte survival, devi riparare il camion, ti devi attrezzare mentre vai in giro, ci possono essere degli inconvenienti da risolvere, insomma è una gestione a 360 gradi della vita del camionista. Secondo me è un titolo molto molto interessante e c'ha delle cose che mancano proprio alle dinamiche di Euro Truck Simulator 2 ad esempio. Tra i titoli da provare almeno una volta ci metterei anche F1 Manager. La realizzazione tecnica è fatta molto molto bene, vi devono piacere i manageriali ovviamente, le dinamiche sono fatte bene, tu riesci a interagire molto con i piloti durante la gara, ci stanno tante cose che sono molto immersive, però resta ancora un pochettino, non so, non voglio dire noioso, però alla lunga secondo me può stancare. Tra i giochi da provare almeno una volta ci metterei anche Forza Horizon 5, lo ritengo un po' disperato, però sicuramente il parco auto che offre, la possibilità di personalizzazione dei mezzi, gioco divertente per chi ama gli arcade di questo tipo con una grafica stupenda, insomma che gli vuoi dire a Forza Horizon 5. Da provare anche una volta ci metto anche Project Car 2, è un gioco molto vecchio
io ci ho fatto un sacco di campionati su Project Car 2, non metto il 3 perché nel 3 secondo me hanno fatto un passo indietro. Io non l'ho provato il 3, dice, come fai a sapere se nel 3 hanno fatto un passo indietro? Perché vedendo le specifiche tecniche, è già un gioco che ha tolto dalla simulazione, perché Project Car 2 era comunque un simulatore, hanno tolto il consumo della benzina, ad esempio, è una cosa che secondo me lo ha svilito un pochettino. Probabilmente anche il 3 ci avrà qualcosa di interessante, ma non mi ha fatto venire proprio la voglia di provarlo. In questa grossa categoria di quelli da provare almeno una volta ci metto anche The Crew Motorfest. Forza Horizon 5 e The Crew Motorfest sono probabilmente molto molto similari, per certi versi magari pure troppo. Grossa mappa, missioncine da fare, arcade, si gioca bene col pad, volendo puoi giocarlo anche col volante, volendo anche Forza Horizon 5 puoi giocarlo col volante, ma nasce per essere giocato col pad. Giochi divertenti, rilassanti, c'hai 10 minuti, ti metti lì, ti fai qualche missione, ci sta. Anche qui belle auto, possibilità di personalizzazione, come anche SnowRunner, che lo metto tra questi qui, anche se è una maniera diversa di affrontare il mondo dei camion, in mezzo alla neve, in mezzo al fango, missioni di recupero, la difficoltà di riuscire a fare dei percorsi, grafica molto molto bella, apertura alle mod, quindi veicoli in eccesso, proprio che ne potete provare 2000, sicuramente un titolo valido come il precedente Mad Runner, molto molto divertente, fatto molto bene. Anche il multiplayer di questo è carino, poi fai convogli. Probabilmente ci metto anche Test Drive Unlimited 2, lo metto tra quelli da provare ancora una volta, ma lo metto proprio qui in seconda posizione, raga, perché è un titolo molto vecchio, è un titolo da provare almeno una volta se riesci a trovarlo. Io l'ho comprato su un sito ma non funziona più online, non ci stanno più i server. È un gioco bello, la storia che ti porta avanti è fatta bene, è un titolo di quelli di una volta che non ti ammollavano un gioco di corsa, ti ha la macchina in mente della storia, c'è comunque una storia da portare avanti. Se riuscite a trovarlo, perché non è manco facile trovarlo per comprarlo, è un titolo divertente. Allora, qui inizia a diventare più difficile la scelta, raga. Allora, sicuramente tra i belli, andiamo sul facile, tra i belli ci metto assolutamente Euro Truck Simulator 2, è un gioco in cui vi deve piacere il mondo dei camion, vi permette di vedere tutto il mondo, potete fare dei viaggi su una mappa simile reale, con una grafica bellissima, ci sono una marea, un milione di mod che vi permettono di fare qualsiasi cosa, anche se è un gioco vecchio, continuano ad aggiornarlo in continuazione e ogni volta che ci gioco mi diverto, mi piace. Altro gioco da mettere sicuramente tra quelli belli è GTR 2, un simulatore molto vecchio, anche questo è difficile da trovare, però ancora riuscite a trovarlo su Steam, pure questo pieno di mod, il sistema di guida è molto bello, il senso di velocità che ti riesce a dare il gioco è fatto bene, c'ha delle chicche tipo tabella dei box quando passi davanti al traguardo che ti dà le informazioni, e a livello simulativo è fatto bene. Insomma, raga, un titolo veramente bello bello bello, GTR 2. Sempre rimanendo nel campo dei titoli belli ci metto NASCAR IT 5. Ora ragazzi, sta cosa vi potrebbe far storcere il naso, ma vi assicuro che NASCAR IT 5, specie con l'aggiornamento delle auto 2021 che stiamo portando avanti nella carriera, è un titolo fatto bene. Carriera è fatta molto molto bene, c'è una grossa profondità, c'ha tante cose, rivalità con gli altri piloti, l'avanzamento nella carriera con i soldi che devi guadagnare, la possibilità di farti un tuo team, insomma il titolo è fatto bene. A livello di guida il discorso della NASCAR non è per niente banale, potrebbe sembrare un girà semplicemente in tondo, invece non è così, è un grosso livello di strategia, e soprattutto il regolamento della NASCAR è fatto in modo di mischiare le carte ogni 5 minuti, quindi durante una gara non sai mai le cose come vanno a finire. Assolutamente, assolutamente un titolo che mi ha stupito. Ancora per rimanere tra quelli belli ci andiamo a mettere Race Room. Race Room è un titolo che, se non lo conoscete, è un free to play, nel senso che voi ve lo potete prendere gratis, vi offre delle piste e delle auto gratis e poi potete giocare, è un ottimo simulatore. Poi ci sono dei contenuti a pagamento ma costano relativamente poco, cioè per farvi capire, un'auto costa nell'ordine dei 2-3 euro, una pista nell'ordine dei 3-4 euro, le auto le potete provare prima tutte quante senza comprarle, per capire se vi piacciono o no, insomma è fatto bene, ci sono tanti eventi, viene aggiornato continuamente, c'è una serie di gare ranked che vengono aggiornate ogni settimana, assolutamente un gran titolo. Restando nel campo dei giochi belli, ci andiamo a mettere sicuramente la coppia Gran Turismo 7 e Forza Motorsport. Li metto insieme, anche se i due titoli tra di loro condividono secondo me l'approccio al mondo del racing, ma sono diversi a livello di guida. Sono giochi che ti permettono di divertirti, ti metti lì,
usi macchine di serie bellissime, realizzate bene, che dal punto di vista grafico comunque sia ti danno soddisfazione. Veramente dei giochi azzeccati per chi ama il mondo dei motori, vuole guidare col volante, vuole guidare dal punto di vista simulativo, ma senza starsi a impazzire con i simulatori top che prima di arrivare a divertirti, quindi a avere delle prestazioni importanti, fai veramente fatica. Altro gioco che mettiamo tra questi belli è JDM, raga, è stata veramente una scoperta, un gioco per chi ama il mondo del drift fantastico, ma io per esempio i drift non li amo, ma comunque è divertente, la realizzazione grafica è stupenda, te lascia senza parole, e comunque il modello di guida è divertente perché la macchina ha dei comportamenti congrui e coerenti con la realtà. Assolutamente provatelo, perché c'è pure la demo su Steam di questo. Ora, tra quelli belli ci vado a mettere Refactor 2, che è un po' una contraddizione, visto che Refactor 2 è tutto tranne che bello da vedere, però comunque sì, a livello di simulazione è un simulatore valido, c'ha un motore sotto molto interessante, la simulazione a livello di guida rende bene, c'ha delle cose fighe, tipo la safety car mi è piaciuta tanto, l'IA non mi fa impazzire sinceramente, la grafica è brutta, sappiatelo prima, ci sono delle cose che proprio vi daranno fastidio, c'ha una marea di mod, i contenuti a pagamento sono sicuramente migliori di quelli gratis, ma comunque sia dal punto di vista grafico non vi aspettate i mostri, però il gioco è bello, è un gran simulatore, sicuramente uno di quelli più validi dal punto di vista delle cose che vengono prese in considerazione durante la simulazione, quindi per gli amanti della simulazione Refactor 2 è assolutamente un titolo bello. Anche in questa categoria ci andiamo a mettere WRC, che è uscito adesso, è un gioco che offre tantissimi contenuti, tante auto, tante piste, tante modalità, la possibilità di creare la vostra vettura, dal punto di vista della simulazione è veramente centrato secondo me, perché mi piace molto come fisica, la realizzazione grafica è bella, quindi secondo me è un titolo assolutamente bello. Beh ragazzi, io a questo punto direi di andare tra i titoli top, il primo che mi sento di mettere in questa colonna di sinistra, che è quella, diciamo, quello proprio super stra top, secondo me è Assetto Corsa Competizione. Assetto Corsa Competizione è un gioco con un comparto totale tra realizzazione tecnica, simulazione, realizzazione grafica, esperienza online, offerta online di gare, eccetera, anche con siti paralleli tipo Lo Fuel Motorsport, ma ce ne sono anche altri, campionati che vengono messi a disposizione, campionati ufficiali, insomma è veramente il top della simulazione secondo me, anche considerando quello che costa, perché adesso Assetto Corsa Competizione riuscite a portarvelo magari su un sito di chiavi via con 14 euro, che è una cosa veramente indegna. Ancora peggio dal punto di vista di quello che riuscite a portarvi a casa è Assetto Corsa Normale, che malgrado sia un titolo molto vecchio e con una fisica secondo me fatta bene, però leggermente meno sofisticata di quello Assetto Corsa Competizione, ma anche normale perché copre un range di vetture infinito, mentre Assetto Corsa Competizione è focused, diciamo tra virgolette, insomma sulle GT3 e le GT4 e a breve sulle GT2, ma molto probabilmente Assetto Corsa, con quello che ti offre e con le mod, raga, è un gioco fantastico, assolutamente un gioco che un amante dei motori, che c'ha il computer, gli piace guidare col volante, deve assolutamente possedere. Altra posizione, terza posizione, ci vado a mettere F123, che dal punto di vista della simulazione non è ovviamente il non plus ultra, ma non è un titolo arcade, se dite così non l'avete mai giocato con tutti gli aiuti disattivati, vi assicuro che il titolo c'ha la sua dignità assolutamente, ma l'offerta che ti dà come carriera è fantastica, immersività totale, cioè fatto veramente bene, la riproduzione delle vetture è fantastica, le piste sono fatte bene, il modello di guida comunque è piacevole rispetto al 22 che c'aveva un sacco di problemi, specie che sono nati dopo, e il gioco è fatto bene, il comportamento della IA di F123 è tra i migliori che ci stanno, la IA si difende in maniera coerente, ogni tanto fa degli errori ma sono errori credibili, ogni tanto sbaglia perché comunque c'ha dei suoi bug, però il gioco è bello, c'ha qualche bug, se giocate online ne troverete di più, se giocate nella carriera ne troverete qualcuno, però il gioco è assolutamente divertente, secondo me per un amante della Formula 1 è un gioco assolutamente centrato. Altro gioco che mettiamo qui è BeamNG Drive, è un gioco divertentissimo, una dinamica degli incidenti fatta bene, anche questo c'ha le mod, quindi potete creare qualsiasi tipo di gara con i vostri amici oppure divertirvi per conto vostro schiantando auto, facendo prove assurde, bello, un gioco assolutamente da provare.
Ultimo che andiamo a mettere è iRacing, che lo mettiamo qui in fondo tra quelli top, perché comunque sia il livello della simulazione è ottimo assolutamente, anche se secondo me è meglio quello dell'assetto corsa competizione, perlomeno sulle GT3, perché poi l'altro in gestano sulle assetto corsa competizione. Comunque il gioco è fatto bene, è molto vecchio, la grafica non vi aspettate un granché, i menu sono lenti, hanno l'aspetto del gestionale, però poi a livello di guida è un bel gioco, e soprattutto quello che ti offre è la possibilità di avere a tutti gli orari delle gare ranked sempre in continuazione piene di gente, la possibilità di confrontarti sempre con persone che hanno più o meno il tuo stesso livello, e con un sistema di rating che comunque porta le persone più o meno, specie quando superi la fase iniziale, a comportarsi correttamente in pista. Di contro costa come il patrimonio netto di Rockefeller, però detto questo, se voi avete i soldi da buttarci sopra, quelli poi sono cavoli vostri e valutazioni personali. Io personalmente non lo reputo un titolo che ha un rapporto qualità-prezzo adeguato, perché comunque sia vi costa un botto l'anno, se volete partecipare a una competizione vi costa un botto uguale, e tutto quello che vi comprate là dentro non ve lo state comprando, lo state noleggiando, perché il giorno che pescate l'abbonamento voi lì dentro non entrate più e tutto quello che avete comprato resta là dentro. Beh ragazzi, questa è la mia personale classifica, fatemi sapere che ne pensate, fatemi sapere la vostra, è aggiornata a sostanzialmente novembre 2023, ma la porteremo avanti nel tempo quando ci saranno variazioni più o meno grandi che apporteranno cambiamenti a questa lista. Io come al solito vi ringrazio il tempo che abbiamo passato insieme, spero che vi sia piaciuto questo tipo di contenuto e magari sia stato utile a qualcuno per prendere in considerazione dei titoli che non conosceva o conosceva poco, e ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!